Oggi voglio parlarti delle cappe da laboratorio che vengono gestite come dei ripostigli. Mi devi spiegare per quale motivo utilizzi la tua cappa da laboratorio, una cappa chimica piuttosto che la cappa Biohazard, come un vero e proprio ripostiglio. No, mi devi spiegare questa cosa perché io non riesco a comprenderla. Continuo a girare per i laboratori e continuo a vedere una marea, una valanga di roba all'interno della cappa. Perché? Probabilmente non hai ben chiaro come funziona una cappa, ben chiaro come i flussi si muovono all'interno di una cappa. Probabilmente non ti è chiaro questo. Devi capire che il costruttore, quando ha deciso di costruire la cappa e ti viene poi venduta quella che è la cappa, ti viene venduta per un determinato scopo, per una determinata funzione, se no ti vendeva un armadio. Non deve diventare un deposito. Ci sono un sacco di difficoltà che probabilmente non riesci a vedere, non hai la percezione di quello che accade, che ti sta accadendo. Sono un po' diretto, molto diretto forse, ma voglio assolutamente darti qualche spunto su questi discorsi qua, perché mettere all'interno di una cappa ampolle, bocce, usarla come magazzino in termini di piastre su piastre, sacchi interi di quelle che possono essere delle pipette, chi più ne ha più ne metta, non ti aiuta assolutamente a mantenere efficiente quella che è la cappa. Se parliamo di una cappa chimica, per esempio, riempirla totalmente con un sacco di bocce di sostanze chimiche, al di là della pericolosità che si può avere, nel quale puoi ricadere nell'urtare quelle che sono queste sostanze chimiche, ci possono essere versamenti e quant'altro. Al di là di questo, diciamo che sei bravissimo e non li urti. Ma i flussi, come si comportano i flussi? Questa cosa ti è chiara? Perché secondo me è questo il dubbio che probabilmente la maggior parte di quelli che sono gli operatori, gli utilizzatori di cappe ha, perché altrimenti non si spiega. Devi comprendere che quando l'aria sul fronte viene aspirata dalla cappa, se trova una mole di roba tale che fa da muro a quello che è il flusso d'aria che deve entrare all'interno della cappa, non ti dà la piena sicurezza di un contenimento di quello che può essere il vapore, quelli che sono i vapori che vengono sprigionati dalle sostanze che tu stai manipolando in quel momento. A volte ho visto operatori lavorare a un angoletto della cappa perché il resto della cappa è totalmente piena. Spesso, ad esempio, una delle problematiche maggiori è legata a quelle che sono le strumentazioni. Io capisco che ci sono delle grosse strumentazioni anche ingombranti, ma ci sono anche delle soluzioni. Cioè, se capiamo come vengono utilizzate le cappe e come debbano essere utilizzate le cappe nel modo più appropriato, capiremo anche che una delle soluzioni potrebbe essere alzare di qualche centimetro questi benedetti strumenti, perché altrimenti fa da muro. Altrimenti, soprattutto per strumenti molto grandi, che il più delle volte vedo che sono messi proprio a ridosso quasi dell'apertura frontale della cappa, in quella circostanza lì ti basterà mettere un qualcosa, dei piedini, ad esempio, sotto quello che è lo strumento, affinché l'aria passi al di sotto di quella che è la strumentazione e venga agevolata appunto all'aspirazione della cappa, in modo tale da avere una velocità adeguata, senza che entriamo in tecnicismi. Non credo che neanche ti interessino, ma per far sì che semplicemente i vapori restino all'interno di quella che è la cappa chimica. Non dimenticarti che è un dispositivo di protezione collettiva. Serve a proteggere prima di tutto te stesso, ma anche tutti gli altri. Quindi spiegami per quale motivo devi inserire tutta questa roba all'interno della cappa. Non ce n'è motivo. Se vogliamo passare dal punto di vista invece di una cappa Biohazard, idem, stessa cosa. Ci sono cappe Biohazard che vengono veramente riempite in un modo inappropriato, completamente inappropriato. Questo non ti, che cos'è che non ti fa? Non solo se stai lavorando con delle sostanze, per esempio con dei virus, non garantisce la tua sicurezza, ma potrebbe non garantire neanche il prodotto, ovviamente, perché si vengono a rompere quelli che sono dei meccanismi, chiamiamoli così, della cappa, di come i flussi devono lavorare all'interno della cappa e si andrà a creare delle vere e proprie turbolenze. Queste turbolenze generano una serie di difficoltà, per quello che ti dicevo prima.
potrebbero andarti a contaminare il piano del lavoro, potrebbero contaminare te stesso, insomma, crearti un sacco di problemi. Quindi ti invito a leggere l'articolo che ho scritto per te sul portale kizard.it, proprio dove parlo e tratto le cappe da laboratorio e cito proprio questo, dove c'è una bella foto di un ripostiglio che secondo me è molto appropriata.